la corsa coi sacchi, il gioco della pignata o l'albero della cuccagna. I giochi tradizionali di una volta, quelli che si inventavano dal nulla per strada e che animavano dischi amazzi piccoli paesi, tornano a rivivere con Borgo in Gioco, la festa dedicata agli antichi giochi popolari, nata da un'idea di Gianni Brandozzi, collezionista ed esperto di giocattoli antichi ed osterie dell'Ottocento. Nel piccolo borgo del Maceratese, nel fine settimana, si potrà così fare baldoglia come facevano i nostri nonni, tra una sfida a ruzzola, una partita a biglia e una passeggiata sui trampoli. Ad animare poi la festa, che torna per la sua terza edizione, anche una girandola di eventi, tra spettacoli itineranti di giocoleria e laboratori manuali. Insomma, una vera e propria festa Borgo in Gioco, oltre che una rievocazione storica e un museo a cielo aperto. Sì, perché a Sarnano ci sarà anche la possibilità di toccare con mano giocattoli antichi ormai dimenticati, dalle prime bambole di cera del 600 fino ai giochi dei primi anni 40. Un tuffo nel passato per far divertire i grandi e i piccoli di oggi, che per un fine settimana potranno mettere da parte tablet e videogames. L'appuntamento è per sabato prossimo dalle ore 15 alle 24 e per domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 a mezzanotte. Il tutto ovviamente ad ingresso gratuito.